Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Lui è Erdal Karabei, rappresentante della comunità curda in Toscana. E lui è Alessandro Orsetti, il babbo di Lorenzo Orsetti, fiorentino, arruolato volontario con le truppe curde e ucciso dai miliziani dell'ISIS. 100 anni che continua questo discorso di questa tragedia di popolo curdo. E ora facciamo un passo indietro. 2 giorni fa sono stati resi noti gli accordi di Finlandia e Svezia con la Turchia per entrare nella NATO. Per il sì della Turchia, Finlandia e Svezia si sono impegnate ad abbandonare ogni forma di sostegno al popolo curdo. In pratica significherebbe la fine dell'embargo sulla vendita delle armi alla Turchia. L'embargo era stato imposto nel 2019 in risposta ai bombardamenti turchi ai curdi nel nord della Siria. Per sapere cosa ne pensa la comunità curda in Italia, ho deciso di parlare con Erdal Karabei, partendo da una domanda secca. Il presidente turco Erdogan è un dittatore? Quando diciamo noi curdi è dittatore, forse viene un po' strano. La stessa cosa anche il signor Draghi ha detto, diciamo presidente d'Italia, sì, è dittatore, però è nostro, abbiamo bisogno. Il dittatore sì, lo sappiamo, però abbiamo bisogno, dobbiamo vendere armi. Noi stiamo morendo con queste armi. Lorenzo Orsetti morto con queste armi. Qual è la situazione 10, oggi? Più di 10.000 persone sta in carcere di Turchia. Nelle carceri turche? In carcere in Turchia, membro del HDP, del partito legale in Turchia, in un partito di curdo. Dopo anni è entrato in Parlamento, 82 parlamentari, co-presidente in carcere. I parlamentari stanno in carcere. 104 sindaci, ora 92 in carcere. Tutto, diciamo, un sistema sul massacro. E oggi cosa è accaduto? Svedese, Finlandia ha fatto un accordo con Turchia sul pelle di curdi. Anni che siamo lì vivendo come asilo politico. YPG, ieri era eroe. Oggi è terroriste, vogliono mettere lista terrorista, invece YPG ieri ha salvato tutto gente, salvato da ISIS, diciamo. Eravamo eroe. Tutti i paesi hanno parlato curdi. Oggi siamo diventati un'altra volta terroristi. Quando siamo terroristi, quando siamo eroe, non capiamo. Facciamo un altro passo indietro. Nel 2015, quando ha cominciato guerra di ISIS, donne curde, uomini curdi, internazionalisti e tutti insieme contro ISIS è fatto. Invece in Turchia, Erdogan, sistema di Erdogan, ha portato una collaborazione molto forte a ISIS per fare guerra con i curdi. Donne curdi diventato eroe per in tutto il mondo, tutta Europa, perché a Rojava abbiamo portato un nuovo modello del 21 secolo, democratico, confederalismo, l'uguaglianza, diritti religione, perché tutti etnia vivono insieme. Lorenzo Orsetti per questo è morto, per questa idea che democratico confederalismo forse è un alternativo per tutto il mondo. Io rimango con una curiosità. Come mai Erdogan ce l'ha così tanto con il popolo curdo? Cioè, qual è la sua spiegazione? La Turchia in realtà non dà spazio alle minoranze all'interno del proprio territorio. Devono assimilarsi. Non c'è la possibilità di avere una cultura, una lingua, tradizioni, eccetera, proprie. Infatti i curdi fino a poco tempo fa erano chiamati curdi turchi di montagna. E il fatto che i curdi invece vogliano mantenere tradizioni, lingua, cultura, eccetera, eccetera, è una sfida per il califfo. Di questo tempo passato, la tua riflessione da babbo, in Firenze ci si può chiamare così. Sì. Qual è? La mia riflessione da babbo è dolore di un figlio che è caduto sicuramente, che è morto, una perdita grossa, grande, su cui ci ho dovuto lavorare tantissimo, però al tempo stesso l'orgoglio di un figlio che ha scelto una strada, la strada autonoma anche rispetto a tante scelte che avevo fatto all'epoca io. A volte noi genitori ce ne scordiamo le sollecitazioni che arrivano dai figli, no? Io già c'ero stato sul discorso dei fatti di Genova perché mio figlio tornò a sera a casa e mi disse bisogna andare domani, è morto Carlo Giuliani, andiamo. E quindi il giorno dopo eravamo a Genova e devo ringraziare Lorenzo, io all'epoca non ci sarei mai messo su un treno alle 2:30 di notte per partire per Genova a manifestare, ecco.
ho scoperto che la lotta che Lorenzo tirava avanti, portava avanti, era poi in fondo la mia lotta. C'è una frase che tu ti porti dietro, magari più di altre? Una frase nello zainetto? Di Lorenzo, la frase che mi tocca tanto e sento, probabilmente conoscendolo, sento la fatica che deve aver fatto a dire, è quella di non abbandonare mai la speranza.